Senza stipendio da mesi, operai sul tetto per protesta, mattinata di tensione, paura e Pietrasanta per la clamorosa rivendicazione di un gruppo di lavoratori egiziani non pagati, erano in subappalto di subappalto, interviene il sindaco per farli scendere. Erosione costiera e porto, in arrivo il parere del Ministero, forte preoccupazione dei paladini apo-versiliesi che hanno interpellato il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per stoppare l'ampliamento dello scalo marittimo apuano. Crolla un pino, nessun ferito. A Marina di Pietrasanta un grande albero si schianta nella notte, nessuna persona coinvolta, ma crescono i timori sulle alberature vicine. Tre artisti Forte Marmini in mostra al Fortino. C'è tempo fino a domenica 25 per visitare l'esposizione dedicata a tre autori locali poco conosciuti ma legatissimi alla Versilia. Ben ritrovati con informazione del TG Noi, le notizie dalla Versilia e dalla Costa Apuana e partiamo, avete sentito da questa clamorosa protesta avvenuta a Pietrasanta per tutta la mattina, tenuto col fiato sospeso con un grande dispiegamento di mezzi, un gruppo di operai di origine egiziana sono stati sulla cima di un tetto di un cantiere e hanno minacciato di non scendere finché non fossero stati pagati e è stato necessario l'intervento non soltanto delle forze dell'ordine, anche il sindaco sul posto. Alla fine con grande fatica si è raggiunto un accordo, il peggio è stato evitato. Andiamo per ordine, partiamo con questo primo servizio. Vogliamo essere soldi, vogliamo essere soldi, 4 mesi, 4 mesi senza pagare. Sono saliti sul tetto di un capannone in costruzione e da un'altezza di almeno 12 metri e senza alcuna protezione hanno minacciato di non andarsene fino a quando non fossero stati pagati. È la clamorosa protesta di 7 operai egiziani di una ditta di cartongessi milanese messa in atto martedì mattina in un cantiere di via Garibaldi alle porte del centro storico di Pietrasanta. Si tratta del futuro laboratorio atelier con sala espositiva del celebre artista coreano Park Eun-sun, cittadino onorario. È stato necessario subito l'intervento dei carabinieri, dei vigili del fuoco, di ambulanze e polizia per tenere sotto controllo la situazione. Forte nervosismo e un duro scambio di accuse fra le parti. Siamo venuti qua, abbiamo fatto novembre, dicembre, gennaio, febbraio. Mi ha pagato il primo mese come acconto, poi non mi ha più pagato. Sono venuti qua perché io non ho potuto pagarli. Sono venuto qua per prendere i loro soldi, altrimenti io non posso farci nulla. I manifestanti, esecutori di lavori in subappalto, rivendicavano mancati pagamenti per circa 30.000 euro alla ditta versiliese, a sua volta subappaltatrice, scelta dall'impresa titolare del cantiere, la Massimo Taddei SRL, che contesta invece i lavori male eseguiti. Ieri sera abbiamo mandato questa PEC dove scrive che ci prendiamo 15 giorni per ripristinare noi i lavori che hanno sbagliato, così da poterli pagare il prima possibile. E per questo sono sul tetto. Ripristiniamo i lavori e noi paghiamo, cioè posso pagare un lavoro sbagliato. Un primo intervento di Taddei, impresa titolare del cantiere, che ha versato sul posto parte delle somme spettanti, sembrava aver risolto la lite fra i suoi 2 subappaltatori e convinto gli operai a scendere. Ma invece non è bastato. L'assedio sul tetto, con continue richieste di saldare quanto dovuto, è andato avanti fino alle 14. È stato di fatto l'arrivo del sindaco Alberto Giovannetti a spingere in qualche modo verso una soluzione ed è stata sempre la Taddei a rimediare, versando altre somme a favore degli operai saliti sul tetto. Una difficile controversia, tutta fra subappaltatori, chiusa per fortuna senza feriti, dalla quale sia Taddei che Park Eun-sun si dichiarano estranei. Un episodio che sembra concluso e che ha acceso i riflettori su un tema, quello della sicurezza ovviamente, ma anche della giungla di appalti e subappalti nei cantieri in Italia, dai più grandi fino ai più piccoli. Sentiamo. Di solito quando le ditte ci sono dei contenziosi si va per avvocati, di solito. In questo caso hanno scelto la strada più pericolosa e quindi hanno suscitato un vespaio, però fortunatamente si è risolto. Una mattinata di forte apprensione, decine fra mezzi e uomini delle forze dell'ordine mobilitati per gestire una protesta molto pericolosa per l'incolumità degli stessi operai saliti sul tetto. Sul caso ha espresso preoccupazione anche la CGIL. Il rischio di caduta dell'alta in questo caso è molto, molto elevato, ho visto che i vigili del fuoco hanno gonfiato un materasso, ma insomma, dato quello che sta succedendo purtroppo nel settore dell'edilizia, bisogna stare sempre molto attenti a questi tipi di infortuni, quindi
preoccupante il fatto che siano slegati sopra il tetto. Un episodio chiuso senza gravi conseguenze che ha messo in luce tuttavia come la giungla dei subappalti che si nasconde dietro molti cantieri, dei più grandi e più piccoli, renda spesso difficile persino distinguere ruoli e responsabilità, come affermato dallo stesso sindaco Alberto Giovannetti. Purtroppo il sistema degli appalti, subappalti, 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 alla fine porta a queste spiacevoli situazioni. Magari in maniera che è quello che prende l'appalto, che poi subappalta, si ritrova nel mezzo e magari si ritrova alla fine tutto in collo, sia dell'appaltatore principale che sia dei subappaltatori. Cioè andrebbero evitate queste situazioni, perché sono brutte, spiacevoli, danno una cattiva immagine a quello che l'Italia alla fine rappresenta nel mondo. Voltiamo pagina adesso, parliamo di erosione costiera. Resta forte preoccupazione da parte dei paladini apoversiliesi per il progetto di ampliamento del porto di Marina di Carrara e si attende un parere in arrivo dal Ministero. Tornano ad intervenire sul tema dell'erosione i paladini apoversiliesi preoccupati per la situazione della costa apuana. Il gruppo, preoccupato dalle conseguenze dei lavori in atto al porto di Marina di Carrara, ha inviato una lettera al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per avere garanzie e rassicurazioni. Gli aspetti del ripascimento e dell'erosione preoccupano anche gli addetti dell'economia turistico-balneare, come gli albergatori, i ristoratori, i gestori di campeggio, che temono ripercussioni importanti. Ci preoccupa enormemente la situazione che in questo momento stiamo vivendo. Siamo di fronte a le previsioni di un aumento di dimensioni del porto di Marina di Carrara, che chiaramente non potrà che generare erosione. Non lo diciamo noi questo, non lo dicono i paladini, non lo dicono le associazioni economiche, lo dice l'Università di Pisa, che abbiamo incaricato appunto di fare una valutazione. Tra l'altro noi chiediamo, perché noi rappresentiamo come paladini apoversiliesi e come associazioni imprenditoriali la società civile, che ci sia all'interno della commissione la nostra presenza, che è determinante anche per orientare le scelte nella maniera più giusta. Porto di Marina di Carrara si vanta di avere 7.000 posti di lavoro, noi ne rappresentiamo circa 100.000, per un valore economico che supera in una stagione i 3,5 miliardi di fatturato. Per avere ulteriori risposte si dovrà attendere il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e le prescrizioni del Ministero dell'Ambiente. Sopralluogo nella mattinata da parte della Commissione Ambiente del Comune di Massa sull'impianto di depurazione Lavello 2. Ad una settimana dalla visita a Lavello 1, la Commissione è tornata negli impianti gestiti da Gaia per verificare, insieme ai vertici dell'azienda, lo stato di avanzamento dei lavori previsti anche per questo impianto. La Presidente di Commissione, Alessia Casotti, si è detta soddisfatta per gli interventi realizzati su entrambi i depuratori, soprattutto quelli relativi alla copertura dei cattivi odori. Per il futuro, su Lavello 2, Gaia ha programmato ulteriori 2 milioni di euro di investimenti con l'obiettivo di efficientare la linea fanghi, potenziare i pretrattamenti e il sistema di disinfezione. Soltanto danni per fortuna dovuti al crollo improvviso di un grande pino marittimo a Marina di Pietrasanta, non ci sono stati feriti. Poteva finire molto peggio se solo non fosse accaduto nel cuore della notte. Il crollo al suolo di questo grande pino domestico a Focette, località di Marina di Pietrasanta, è avvenuto intorno alle 3. Siamo in via Cavour, all'ingresso della frazione, all'incrocio con l'Aurelia, un punto molto trafficato e frequentato, soprattutto dal momento dell'apertura del nuovo centro sportivo che si trova di fronte. L'albero si trovava su proprietà privata, lungo la strada comunale, ed è venuto giù all'improvviso in una tranquilla nottata, senza pioggia né vento. Via Cavour è stata aperta a traffico in tarda mattinata una volta terminati i lavori di rimozione del pino. Nessun disagio alla viabilità sull'Aurelia. Non risultano persone coinvolte dunque. In corso di accertamento sono invece i danni provocati dal cedimento e le cause che possono averlo innescato. A subire i danni è stato il cancello d'ingresso e la recinzione del centro sportivo, i cui titolari hanno chiesto al comune una maggiore manutenzione dei tigli che si trovano lungo la strada, verosimilmente su area comunale, temendo nuovi episodi simili. Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco, l'ufficio tecnico del Comune, la ditta incaricata dall'ente per l'operazione di rimozione, insieme alla Polizia Municipale.
Cambiamo argomento, andiamo a Forte dei Marmi per parlarvi di artisti che incontrano la cucina, iniziativa del gallerista e artista Domenico Monteforte. L'arte figurativa che si sposa felicemente con quella culinaria è il tema dell'incontro per la presentazione della 7ª edizione della collana L'Arte in Cucina, nata da un'idea dell'artista fortemarmino Domenico Monteforte con Gwendalina Cappellano e presentata sabato pomeriggio nel giardino d'inverno di Villa Bertelli a Forte dei Marmi. All'incontro è intervenuto un nutrito gruppo di ospiti, compreso il responsabile editoriale Giorgio Mondadori, Carlo Motta. Protagonisti del volume, oltre 40 artisti impegnati in quello che è ormai diventato un familiare dialogo con le prelibatezze culinarie italiane. Questa speciale pubblicazione è interamente dedicata ai dolci, gelati e pasticceria. Il mio libro racconta, mette insieme, diciamo, l'arte della cucina insieme con l'arte vera e propria. E questo abbinamento ha creato questa collana editoriale con la Mondadori. Siamo al 7º volume, quest'anno è tutto dedicato ai dolci e poi all'interno ci sono tutta una serie di interviste a vari personaggi, insomma Mario Luca Giusti, che è un design molto importante, Gianmarco Tognazzi, insomma Alessandro Borghese, una serie di personaggi che sono coinvolti in questa storia. Voglio ricordare che da questo volume è nato un format televisivo che va in onda su Gambero Rosso, siamo alla terza stagione, quindi insomma è un libro, diciamo, di successo. Restiamo a Forte dei Marmi, c'è tempo fino al 25 di febbraio per vedere la triplice mostra dedicata ai fortemarmini artisti, fra questi anche Giancarlo Cannas. Forte dei Marmi è attualmente il palcoscenico di una straordinaria esposizione che celebra tre artisti. Tra questi, l'eclettismo artistico di Giancarlo Cannas. La mostra, in corso fino al 25 aprile presso il Fortino, offre un viaggio attraverso gli anni di dedizione alla pittura e il ritorno, quasi nostalgico, al suo antico amore giovanile, la scultura. Dopo una lunga carriera dedicata alla pittura, Cannas ha lasciato un'impronta indelebile nel mondo dell'arte. Purtroppo lo scorso dicembre l'artista ci ha lasciati a 87 anni, ma la sua eredità continua a brillare attraverso la straordinaria esposizione al Fortino Leopoldo I. Ciò che rende questa mostra ancora più significativa è il ritorno di Cannas al suo vecchio amore di gioventù, la scultura, attraverso opere sorprendenti in terracotta, bronzo e più recentemente in legno. L'artista ha trasceso i confini dell'immaginazione, regalando al pubblico una prospettiva diversa della sua genialità artistica. Il mio padre ha avuto ispirazioni da tanti fattori, dall'arte del Novecento all'arte antica, alla musica, agli scrittori novecenteschi tipo Alberto Savinio, Tommaso Landolfi e altri di questa caratura qui. Mi fermo qua, è tutto per questa edizione, vi ringrazio per essere stati con noi, vi auguro un buon proseguimento di serata.